informativo, con la produzione dell'Amleto Elcor di Francis Kitt e prossima alla conclusione, sono disponibile. Sincer, desiderio. Produrrà altre opere di Shakespeare con attori Elcor? Al momento sto allestendo una versione del Macbeth con un protagonista Croga. La brutalità che porta in scena enfatizza il lato spietato del suo personaggio. E niente scherzi. Vedo che oggi ti gira bene. Sì, grazie. La gara tra Barren ha inizio tra 5 minuti. Scommettete. Non si passa. Fila via. Allora, ti stai godendo la licenza? Certo, ci voleva proprio. Shepard? Dimmi, e tu, Rian, come trascorrono il tempo libero? Pensando alle cose da fare quando torneranno al lavoro, avrei qualche idea per il cannone anteriore della Normandy. Sai cosa ti servirebbe, Garrus? Quel silenziatore Mark IV che ho visto all'armeria. No, pensavo a un appuntamento. Scusa, ho visto che adocchiavi il mio amico. Forse dovreste presentarvi. Ciao. Giusto. Sì, ciao e... Dille quanto è bella. Sembri una brava persona. Forse un po' taciturna, introspettiva. Nel complesso, non male. Oh, grazie, credo. Vai con le frivolezze. Vieni qui spesso? Qui i clienti abituali devono essere alcolizzati cronici. Sì, ci vengo spesso. Lavoro all'ambasciata Turian. Qui mi rilasso un po'. Senti, ora che ci penso, avrei una cosa da fare. Meglio se la faccio subito. Scusa, ricominciamo. In realtà volevo dire questo. Mi chiamo Garrus e mi piacerebbe offrirti qualcosa da bere. Il vero problema è fare in modo che il paese... È venuto a casa la piede. Fai così! Non è giusto, questo affare è rotto! Thank you.
Ottima chiusura. Eccellente uso della mossa Bayluxian. Sono scacchi spaziali. Si chiama Kepe Shiakshi, l'ama dei venti notturni. Le Asari ci giocano da... Oh. Avevamo appuntamento per pranzo. Scusami, mi sono iscritta al torneo d'impulso. Pensavo che mi avrebbero eliminata subito. Oh, non temere. Massimo 20 mosse e sarai fuori. Susa. Trainor. E se mi dessi subito le tue fregate? Tanto prima o poi saranno tutte mie. Polgara Susa. Mi ha eliminata da 4 tornei. Questo prima che mi aiutassi a combattere una guerra galattica. Hai ragione. Sono migliorata molto da quando sono sulla Normandy. Che è una fregata, tra l'altro. Vedi di non perderla. Ricevuto. Oh no! Ai! Di addio alla tua fregata. Feedback neurale. Incentiva un gioco più ragionato. Forse tra qualche secolo mi darai filo da torcere. Immagino tu abbia poco tempo per allenarti su quella nave da guerra. La mia gente ha più rispetto per le grandi pensatrici. Grazie a questo gioco posso vivere nel lusso insegnando tattica e strategia alle fanciulle Asari. Quindi tu non fai altro che giocare? Mi occupo di simulazioni strategiche e tattiche, sì. La specialista Trainor ha salvato l'Accademia Grissom. Una dozzina di studenti le devono la vita. Non lo metto in dubbio, però ha appena perso la sua ultima fregata. È vero, ma tu hai perso il pianeta natale. Grazie, comandante. E scusa ancora per il pranzo. È stato per una buona causa. Buon proseguimento. Stavolta sei mio. Oh, merda! Zaid? Vieni pure, Shepard. Che sta a fare, è truccato? Cosa stai facendo? C'era un ragazzino, in lacrime, rimasto senza crediti. Quindi hai pensato di vincere un premio per lui? L'ha chiesto lui. Sembrava semplice. Merda! Ma il ragazzino dov'è? Che mi importa? Hai dei crediti, Shepard. Dobbiamo per forza stare qui a giocare. E Zaid Massani dovrebbe alzare bandiera bianca di fronte a uno stupido gioco per mocciosi. Quei peluche devono piacerti proprio tanto. È una questione di principio. E va bene. Crediti. Sì? Ma i cacciatori di taglie non conoscono più le buone maniere. Per favore. Piano, piano. Deve esserci il trucco. Quale trucco? Troverò la mente bacata che ha inventato questa geggia infernale e gli ficcherò uno di quei peluche dove dico io. Scommetto che è un Salarian in vena di scherzi. Ci riprovo. Crediti.
Ok. Ecco fatto, dolcezza. Bene, Zaid. E adesso? Che ne so. Dimmi tu. Apollos? Il casinò? O stiamo qui? Però stavolta paghi di tasca tua. Sono abbastanza adulto da pagarmi i miei vizi. Io la chiamerei dipendenza. Non mi faccio mancare niente. Questo già si sapeva. Guarda un po' che meraviglia. Dici? Cos'ha di speciale? È una 2187 Blackout Mark II. Può fare i 650. Disponiamo di un vasto assortimento di prodotti d'alta gamma. Che genere di festa intende organizzare per stasera, comandante? Posso allestirle un'atmosfera rilassata? Oppure preferisce una serata più energica? Preferisco stare sul tranquillo. Certo, comandante. Riprodurrò musica d'atmosfera e preparerò spuntini. Inoltre assumerò un aspetto esteriore più consono. Ehi, entrate pure. Grazie di essere venuti. Grazie a te per l'invito. Fate come a casa vostra. Grazie. Felice di vederti, Shepard.